La cronaca dopo i casi di aggressioni al personale sanitario, al presidio ospedaliero Gervasutta di Udine parte un nuovo protocollo per la sicurezza. Aumentata la vigilanza sugli accessi degli utenti. Lillo Montalto Monella. Un pulsante d'allarme, collegamento diretto tra guardia medica e sala operativa della questura. È un sistema di videosorveglianza potenziato in 11 diversi punti. Lo prevede il nuovo protocollo per la sicurezza dei medici di continuità assistenziale del Gervasutta di Udine, presentato in prefettura. Le interlocuzioni tra azienda sanitaria, regione e forze dell'ordine, in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, erano iniziate subito dopo l'aggressione a due dottoresse di guardia medica in turno serale nel gennaio scorso, un episodio che aveva fatto il giro d'Italia. La vigilanza privata al Gervasutta potrà tenere d'occhio cosa accade dentro e fuori tramite monitor. Le sedi di servizio dovrebbero essere organizzate di modo tale da impedire l'ingresso incontrollato degli utenti. Il progetto riguarda per ora solamente il Gervasutta. Io penso che entro la fine di quest'anno potremo applicare questo meccanismo di sorveglianza in tutte quante le sedi della Guardia Medica. Pure in ospedale a Santa Maria della Misericordia è stato potenziato il servizio di videosorveglianza. Passano inoltre da 2 a 3 gli agenti impiegati nel presidio di polizia. Su uno stimolo che ci perviene dal Dipartimento abbiamo appunto ampliato la presenza di personale all'interno del posto fisso presente presso l'ospedale cittadino, così da garantire una più ampia copertura oraria per far fronte alla richiesta di sicurezza del personale sanitario.